Yeah, I wanna be your fantasy. Maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We could have a good time. Buonasera e a tutti gli amici di Telordiero 39, un bel ritrovarci e un saluto cordiale. Eccoci di nuovo qua in studio, in diretta con voi, per riprendere la trasmissione che vi avevamo promesso, che ripartiva proprio nel primo lunedì di settembre. E noi abbiamo mantenuto questa promessa. L'abbiamo mantenuta, ma non solo nel fatto di farla ripartire, ma anche dell'argomento che avevamo già preannunciato. Mauri ha detto questa sera, per anche rientrare nel tema di quello che è stato questa rubrica per tante settimane, scavare nel passato, ecco, ritornare un po' alle vie d'Orvieto, parlare un po' di quello di cui si è parlato più frequentemente nelle precedenti puntate. Questa sera potremmo parlare, non so, di Piazza Febei, no? San Francesco, la conosciamo, e di via Lorenzo Maitani. Cominciamo a vedere appunto un filmato che ci porta in Piazza Febei, cioè Piazza di San Francesco. Ecco, mentre scorrono le immagini, io appunto vi dirò chi erano, chi sono stati a Febei. Ci sono tanti personaggi di questa casa, per esempio Paolo Febei è stato giudice di Campidoglio di Ferrara, è stato vescovo di Bagnorea, Francesco è stato arcivescovo di Tarso, Giovan Battista Febei è stato vescovo di Acquapendente, addirittura Angelo è stato capitano in Francia contro gli Ugonotti. Quindi sono solamente alcuni dei personaggi che ha espresso questa famiglia, a cui è stata dedicata appunto questa piazza. Ecco, qui invece è Piazza Febei, al tempo in cui c'era il distretto militare, il distretto della Garita, vero, dei militari, c'era lo stemma sabaudo sopra la porta, lì c'era il distretto militare. E oggi, per divagare un pochino, dal distretto non ci abbiamo più neanche la caserma. Niente, ecco, vedete, ecco, si legge dappertutto che appunto questa è una chiesa fatta, eretta dal comune nel 1229, però ecco, dove addirittura prima era la chiesa di Santa Maria della Pulsella. Però se noi guardiamo sopra l'architrave della porta centrale c'è un Agnus Dei, ora forse lo vedremo avvicinato, quindi Agnus Dei e l'agnello, sì. Sì, ecco. Quello però è il simbolo del capitolo della cattedrale, quindi molto verosimilmente ha sborsato quattrini anche il capitolo della cattedrale, perché se no non ci sarebbe proprio il simbolo. Infatti al centro del pavimento della cattedrale del Duomo c'è appunto il simbolo dell'Agnus Dei, sì, magari sopra l'agnello, ecco, si vede molto bene, bellissimo il portale, non altrettanto bella la facciata, anche perché è abbastanza degradata. Comunque questa è Piazza Febei. Sul fianco laterale della chiesa abbiamo una lapide molto molto interessante, non so, ecco, non ci riusciamo a leggerla perché riporta, ecco, allora leggo io: Anfio di Assisi, che di sua presenza, per le memorie di questo tempio, al Serafico di Assisi, che di sua presenza ebbe onorata la città, il comune lo eresse e dedicò anno 1240. Di privilegi e sacre reliquie decorato, vide la estasi di Bonaventura da Bagnoregio, giovane studente nell'attiguo convento, e da lui moderatore supremo dell'ordine minoristico, venne ampliato nell'anno 1243. Fu consacrato da Clemente IV nell'anno 1266. Accolse Gregorio X, Carlo d'Angiò, Edoardo I d'Inghilterra con la regina consorte Elisabetta di Castiglia per i funerali di Enrico di Cornovaglia nell'anno 1273. È una data sbagliata, comunque poi lo vedremo. Qui appunto lo ripeto, però accolse Gregorio X, Carlo d'Angiò, Edoardo I d'Inghilterra con la regina consorte Elisabetta di Castiglia per i funerali di Enrico di Cornovaglia. Bonifacio VIII vi elevò agli onori dell'altare Luigi XI, re di Francia, nell'anno 1297. Riunì le fastose assise
del quarto congresso eucaristico nazionale indetto da Leone III nell'anno 1896. Quindi, vero, ha una storia di origine questa chiesa fenomenale. E ne facciamo vedere appunto questo funerale sotto forma di fumetto. Io questo ve lo spiego. Ecco, questo qua, ecco, Simone di Montfort. Simone di Montfort, francese, si era trasferito in Inghilterra e si era messo a capo dei baroni inglesi contro il re. Eccolo. Ecco, capeggiò una rivolta per abbattere l'assolutismo di Enrico III. Quindi, ecco, lo ripetiamo, vero, Simone di Montfort, sarebbe questo personaggio qua, vero, dalla Francia passa in Inghilterra e si mette a capo dei baroni nella rivolta contro l'assolutismo di Enrico III, naturalmente d'Inghilterra, se non che viene sconfitto dal figlio del re, a Evesham, e quindi il re lo condanna a morte. Eccolo qua, vero? Venne però sconfitto in battaglia nel 1265 dal principe reale Edoardo e catturato. Vile, pagherai a caro prezzo la tua protervia. Ecco, Enrico III infatti ne ordinò l'immediata decapitazione, il che avvenne ad Evesham, come abbiamo detto. Passano degli anni, cova nell'erede, ecco, Guido di Montfort, va bene, figlio di Simone, cioè colui che era stato decapitato, fugge in Francia e si mette al servizio di Carlo degli Angiò. Va bene, ottenne al seguito di Carlo d'Angiò in Italia la contea di Nola e la nomina a vicario in Toscana. Quindi diventa un grosso personaggio francese questa volta, no? Al seguito di Carlo d'Angiò. Nel 1272 Guido di Montfort si trova a Viterbo proprio per la consacrazione di Gregorio X, eletto Papa proprio in quella città. Erano presenti, naturalmente alla consacrazione di un Papa sono presenti le autorità, erano presenti molte altre personalità, tra le quali Enrico di Allemagna, nipote di Enrico III d'Inghilterra. Quindi tra le personalità c'è il nipote di colui che ha fatto giustiziare il fratello. Eccolo qua. Guido, che covava nel cuore il desiderio di vendicare la morte del padre, ritenne giunto il momento. Il sangue di Enrico di Allemagna sazierà la mia sete di vendetta. Vedete quanto è carino anche il fumetto. E attuò qualche giorno dopo, quindi il mio desiderio di vendetta, vero? Il triste proposito, uccidendo a colpi di pugnale Enrico di Allemagna nella chiesa di San Silvestro in Viterbo. Infatti, ecco, mentre lo pugnala, sangue chiama sangue, padre, la vendetta è compiuta. Quindi il figlio, ecco, che ha vendicato la morte del padre. Cosa succede? Che i funerali di Enrico di Allemagna si svolgono appunto nella chiesa di San Francesco. Sono presenti Gregorio X, Carlo d'Angiò, Edoardo I d'Inghilterra, quindi le massime autorità del tempo. Sì, e infatti i funerali di Enrico d'Allemagna si celebrarono nella chiesa di San Francesco in Orvieto. Erano presenti Gregorio X, Carlo d'Angiò ed Edoardo I d'Inghilterra, cugino della vittima. Il cuore di Enrico fu portato a Londra in una coppa d'oro e collocato in una statua a capo di un ponte sul Tamigi, e ancora sta là. Che bello, cioè sì. Un fumetto, sì, che ritrae una storia vecchia. Questo è un carissimo amico mio, questo che ha fatto questi fumetti, ecco il fumettista, è Mattioli. Mattioli, orvietano, figlio di orvietani, ora si è trasferito a Milano, ma lavora per riviste e giornali di tutta Europa, perché è molto molto bravo. Allora ritorniamo, perché da piazza Febei si scende giù verso il Duomo, e quella via lì è via Lorenzo Maitani. Innanzitutto, parlare del Maitani, possiamo riprendere il cammino nostro, possiamo riprendere il cammino nostro, intanto io parlo appunto del Maitani. Vediamo per esempio le bellissime finestre laterali che sono state chiuse a suo tempo. Questo forse nel 700 sono state chiuse, un peccato perché erano meravigliose. Ecco, è nato nel 1275 a Siena, è morto a Orvieto nel 1330 Lorenzo Maitani. Ma Lorenzo Maitani, diciamo, è tutto, è architetto, pittore, scultore, eccetera, eccetera. Qui invece abbiamo poco,
appena terminata la chiesa di San Francesco, praticamente abbiamo, ecco, sotto questo muretto che lo nega alla vista dei turisti, per fortuna, c'è addirittura un residuo dell'acquedotto arvietato. Invece questa è la facciata del palazzo che abbiamo Netti, vedete, con questo graffito, abbiamo, ecco, qui abbiamo l'acqua, e con l'acqua abbiamo sotto, vediamo, una certa connessione logica, perché l'acqua praticamente dà energia. Energia. Sì. Poi abbiamo, ecco, questa è la scienza. Ecco, che praticamente la scienza dà, ora lo vediamo sotto, no? Ecco, dà il sapere. Poi abbiamo il lavoro. E queste pitture che poi sono affreschi? No, sono graffiati, graffito. Beh, comunque si mantengono bene, non so. Beh, sono state diciamo, da poco sono ora, state restaurate. La gente che viene dal Duomo, però, dato che la trova su un fianco in alto, fatto quei graffiti sul muro lì, sì, è un certo, sì, è un pittore, sì, si chiama Francesconi. Oh, qui invece siamo all'hotel Mairani, sempre in via Lorenzo Mairani, perché ci dobbiamo fermare un secondo su questo attrezzo. Ecco, quello è un attrezzo, ecco, che veramente va scoperto. Siccome non ce la farei a descriverlo mentre passa, prima lo descrivo e poi lo vediamo nei particolari. Quello è niente di meno, è una divinità ancestrale, naturalmente è un tritone, vero? Perché è mezzo uomo e mezzo pesce, quindi è un tritone, cioè la parte inferiore del corpo a forma di pesce. Quello rappresenta una divinità ancestrale, una divinità, è Vortumno, niente di meno, cioè la divinità etrusca, addirittura, che regge su il mondo. Chiaramente quella loggia che regge adesso non si sa come è stato fatto questo abbinamento, comunque regge su il mondo, facendosi, appunto, facendosi leva sulle, veramente, le pinne, no, che ha in fondo. Sì, eccolo qua. Infatti, il dio etrusco Vertumno, divinità ancestrale che sostiene il mondo traendo forza dalle due code e contemporaneamente tiene su il mondo e protegge la vita, perché vedremo, quando lo vedremo dalla parte opposta, sul fronte, che si affaccia da dietro la colonna alla faccia di un fanciullo. Quella sarebbe la vita, la nuova vita, quindi l'uomo, sì. Poi abbiamo invece quella specie di corona che ha, no, sotto, diciamo, gira sotto sopra la spalla e sotto il braccio sinistro, sì, da una parte sopra l'ascella, l'altra, sì. Sembra una corona, invece quella è il canapo o canipo con il quale trascina e regge il mondo. Quindi è una cosa questa che penso che faccia scalpore, perché non la, io ho domandato, insomma, a tutti quelli che sono abbastanza al dentro della materia, e tutti hanno concordato nel dire che sicuramente non stava lì, viene da qualche parte, perché addirittura questo dio era il dio diciamo del porto di Paliano, ma ancora prima del porto di Paliano, non romano, ma addirittura etrusco, quindi ha una storia enorme. Adesso lo possiamo vedere, così vedremo anche la vita. Oppure, ecco, è uno scultore che ha copiato, fatto una copia. Sì, ecco, di quando è. Certo, qualcuno. Addirittura parlando col proprietario dell'hotel Mairani, mi ha detto che un grosso architetto americano ci vede i tratti michelangeleschi. Potrebbe darsi, perché uno può copiare anche Michelangelo, no? E non è detto che alla fine potrebbe essere addirittura di Michelangelo. Comunque io non credo che sia di Michelangelo, anche se ai tratti michelangeleschi. Adesso lo possiamo vedere un pochino meglio, lo vediamo nei particolari. Ecco, sì, lo vedete sotto la faccia del bambino? Adesso poi ci avviciniamo, si vede. Ecco, protegge la vita, c'è il bambino. E quella là invece è il canapo il quale tiene. Che sembrava una corona, sì, visto da dietro. Quindi vorrei che la gente si ricordasse, quello è il dio Vertumno. E qui possiamo chiudere. Sai, io sono sicuro che domani c'è gente che mi chiede di Vertumno. E che passa lì magari incuriosita a vedere. Molti andranno a vedere, per esempio, quel bambino,
perché io che era passato inosservato magari a tanti che magari quella strada la fanno quasi tutti i giorni. Diciamo che anche a me, finché non sono andato a studiarlo proprio personalmente, non mi ero accorto. Ecco, poi facendo ricerca eccetera eccetera, venuta fuori tutta questa storia meravigliosa che ho il piacere appunto di far godere anche a qualche altra persona.